Al via Messina le operazioni di smantellamento della baraccopoli di Fondo Fucile. A dare avvio alle complesse operazioni che dovranno cancellare una delle aree più degradate della città è stato a colpi di mazza lo stesso sindaco Cateno De Luca. Poi sono entrate in azione le ruspe che cancelleranno per sempre questa macchia che si trascina da decenni. Fra qualche mese in questo luogo, simbolo dell'emergenza abitativa e del risanamento incompiuto, non ci saranno più le baracche e le varie criticità igienico-sanitarie. Una conseguenza della legge speciale per Messina che ha portato nei mesi scorsi allo stanziamento delle somme necessarie per cancellare questa vergogna. Eccellenza, noi le lasciamo per serenità. Siamo sereni, ovviamente, perché le cose stanno camminando bene. Siamo contenti. Si diceva che il commissario sarebbe stato una iattura. Eccellenza, il prefetto sta dando invece una dimostrazione del contrario, e noi siamo soddisfatti e orgogliosi, glielo voglio dire, perché dopo tutto il lavoro che abbiamo fatto con la giunta, con l'Arisme, con gli assessori, con Mondello, con Scurria, sa, è quello che abbiamo anche rischiato, perché io ho dovuto fare ordinanze abnormi, e definiamole così, proprio per sollevare il caso e far conoscere una volta per tutte questa vergogna al Parlamento, mi permetto di dire allo Stato. E ne abbiamo scritte con Scurria ordinanze che poi ovviamente sapevamo essere pregiudicate, ma è stato l'unico modo, era tipo un grido di dolore, non avevamo altra forma ormai, l'ultimo grido di dolore, lo abbiamo lanciato, siamo stati sbeffeggiati, siamo stati presi in giro, siamo stati attaccati, però il risultato è arrivato. E alla fine credo che conti questo, che è arrivato il risultato e che lo stiamo consegnando, anzi è consegnato, ben consegnato, nelle mani di un'istituzione che sta dando soddisfazione, darà soddisfazione alla città e, mi permetto di dire, darà soddisfazione alla stessa istituzione.